L'attesa aumenta il desiderio. Il sonno viene come l'avanzare della marea. Sono solo un'infermiera, ma ne sono certa. Ben aspetta solo il momento giusto. Ehi, buffone. Lo sai, ho fatto uno strano sogno prima. Stavo camminando sulla riva del mare e c'erano le onde. E che onde. Poi di colpo mi sono fermato e ti ho visto nuotare in fondo all'orizzonte. Allora ho iniziato a chiamarti forte, a gran voce, e tu mi salutavi. Che ci fai là? Vieni! Continuavo a dirti. Dobbiamo andare prima che Valeria e un'altra infermiera torni a sgridarci. Ci vediamo domani. Notte, buffone. Pochi mesi prima era solo una giornata come tutte le altre giornate di scuola. Ma cosa odono le mie orecchie? Una festa! Era davvero questo il desiderio di Ben. Ragazzi, state bene a sentire, i miei sono fuori città, quindi ho deciso di dare una festa a casa mia. Ehi, hai sentito? Una festa! Melissa che darà una festa. Questa sì che è nuova. Che dici, andiamo? Avanti, una festa è una festa. Io penso di andarci. Una festa da Melissa? Sarà una delusione. Ben Turner, sarai dei nostri, vero? Ah, dimenticavo, dillo pure ai tuoi amici. Ragazzi, non prendete impegni per questa sera. Melissa Allen darà una festa a casa sua e siamo ufficialmente invitati. Ci vediamo al muretto prima della festa? Non così in fretta, signor Turner. Questo è il suo ultimo compito di matematica. Non vorrei smorzare l'entusiasmo, ma credo proprio che dovrà rivedere i suoi piani odierni se non vuole trasformare questa bella C in una D. Sarà interrogato domani. Fantastico, Miss Foster. Proprio quello che ci voleva. E poi a casa. I genitori, un litigio non pianificato, la pace sfuma, la rabbia sale, ma un'intuizione sta per arrivare. Oh mamma, quante storie per un voto! Uno oggi, uno ieri e... ah sì, uno lunedì. Io alla tua età ero la prima della classe. Sei una vergogna per la nostra famiglia. Fattene una ragione, Ben. Studierai anche tu e andrai al college, proprio come me e tuo padre e... E se non avessi intenzione di diventare come voi? Cosa? Stammi bene a sentire, giovanotto. Se hai intenzione di diventare un fallito, continua pure sulla tua strada. E passerai l'estate, se non l'intera vita, nel negozio di zio Greg. E adesso, fila in camera tua. Ed ecco l'intuizione. Gli amici arrivano sempre nel momento del bisogno. E dopo tutto, per Ben, la fuga era rimasta la sola via di scampo per continuare a sognare. Fidati del buon vecchio Rico. Sapevo che i tuoi non ti avrebbero mai permesso di uscire per il voto. Sarebbe? Afferra il capo della corda, legala al letto e poi scendi calandoti per il muro. È un gioco da ragazzi. Avanti! Ecco fatto. Sentite, grazie davvero, ma io non verrò a nessuna festa. Domattina prenderò un treno. Me ne vado. Aspetta. Cosa vuol dire me ne vado? Dove hai intenzione di andare? Cosa hai detto? Ehi, senti fratello, tutto questo sforzo per farti uscire di nascosto da casa e tu ci vuoi piantare in asso qui per andare in stazione? Vi aspetta una strada irta di pericoli. Vivrete cose che a racconto susciteranno meraviglia. Non posso dirvi quanto sarà lunga questa strada, ma non temete gli ostacoli lungo il percorso. Poiché il fato vi ha accordato una ricompensa. E anche se la strada è tortuosa, il cuore è scoraggiato e afflitto, voi seguite il vostro cammino. Seguitelo fino alla vostra salvezza. E quello chi era? I treni. Niente può battere un treno che con i suoi agili tempo e i suoi disagi di spazio rimette addosso la curiosità per i particolari, affina l'attenzione per quel che si ha attorno, per quel che scorre fuori dal finestrino. Curioso, i nostri amici aspettano il treno giusto per la vita, senza pensare di essersi seduti nel posto sbagliato. O forse è solo il treno sbagliato. Ragazzi, se ci beccano senza biglietti... chiameranno subito la polizia! Quindi, l'importante è non farsi beccare. Volete rimanere calmi?
Non passano mai a controllare su questo treno. Scenderemo a Providence in men che non si dica e nessuno si accorgerà di nulla. Sediamoci qua. Un momento, quei tre ragazzi là in fondo, li riconosco. Non hanno acquistato alcun biglietto stamane, ne sono sicuro. Non avevano contanti per pagarmi in cassa. Dici sul serio? Accidenti. Ehi voi tre, preparate il biglietto. Bisogna presentare il biglietto per rimanere sul treno. Accidenti, non ci voleva. Controllori. Avanti, andiamo verso la fine del treno. Ci confonderemo facendoci largo fra i passeggeri. Ehi, ma insomma, che modi. Che razza di maleducati. E chi vi ha insegnato le buone maniere? Ben, siamo alla fine. Che facciamo? Saltiamo. Ma sei impazzito? Ma dico, sei impazzito? Saltare? Siete pronti? Al mio tre. Uno, due, tre. A volte il treno sbagliato ti porta alla stazione giusta, ma la strada è ancora lunga. Ehi, guardate lì. Padre Bill Brooks. È la casa di un reverendo. Potremmo... Andiamo, voglio dire, non sappiamo nemmeno chi è. Avanti per la nostra strada senza che... Ehi, forestieri, avete bisogno? Dicevi, Ben? Ah, allora ho visto bene. Tre ragazzini, soli, che non sono di Asheville. Curioso. Fatemi capire, ma siete alla ricerca di o in fuga da? Alla ricerca di... Ben, Rico, Patty. Loro hanno deciso di inseguire i loro sogni. E voi cercate o fuggite? E ora? E ora? E ora si balla! Ragazzi, ci siamo? Pronte? 5, 6, 7, 8...